Allora, siamo dentro il campo Mestrelli, questa è la storia. Io penso, sono emozionato perché qui c'era un tavolo, c'era la sorgina che faceva il caffè, io ogni tanto me lo offriva, qui c'era, ti lavavano le maglie, qua, si lavavano le maglie, adesso non so se, adesso non c'è più nulla a ripostiglio, qui pure. È chiuso e questa è qui i giocatori cercavano si scambiavano, vabbè, insomma, prendevano la maglia all'accappatoio e poi rientravano in spogliatoio. Andiamo a vedere gli spogliatoi. Questo è uno degli spogliatoi. Questo è uno dei tanti spogliatoi della Lazio quando si allenava. Eccolo qua, magari non c'è tanta luce, però insomma. Guardate che bello, adesso sta un po' così, però insomma, qui c'è stata la storia della Lazio. Qui dentro, questo era lo spogliatoio di Chinaglia, dall'altra parte c'è lo spogliatoio di quelli che non andavano d'accordo con Chinaglia. L'altro gruppo, andiamo. Questo è l'altro spogliatoio, vedi? Che dicevo io, chiudiamo. E qui si entrava per andare al campo. Andiamo. Vedi il campo? Vedi? Eccolo qua. Questa qui c'era la storia. Qui si parcheggiava. Qui Maestrelli parlava. C'è un filmato storico, ve lo ricordate che Maestrelli entra. Entriamo pure noi. Dentro il campo della storia della Lazio. Qui c'era una tribunetta per i giornalisti, ma poi l'hanno mandata via anche quella, vedi? Eccolo qua. E qui però entriamo nella storia. Vieni. Eccola qua, questo è il campo Maestrelli, qui la Lazio ha vinto lo scudetto. Vieni, vieni, vieni. Qui stanno tutti gli amici a fare. Guarda, c'è la storia, aspetta. Aspettate. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, 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 vai dietro, vai dietro. Sta prendendo la caldera, sennò cascate. Dai,